Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono BlaziGen68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati in un nuovissimo spacchettamento, in un nuovissimo unboxing in real life. Infatti, come potete vedere a schermo, abbiamo i personaggi 3D di Dragon Ball Super. Ovviamente dove potete acquistarli prima di tutto. Come c'è scritto, in realtà non c'è scritto da nessuna parte. Vabbè, potete acquistarli in qualsiasi edicola, come le figurine di Dragon Ball Super, che tranquillissimi torneranno. Allora, abbiamo questi personaggetti che, come potete vedere, costano anche un occhio dalla testa, 3,90€ a bustina. E all'interno, appunto, di ogni bustina troveremo un personaggetto 3D e basta, niente più. Con il suo, come si chiama, non mi viene in mente, con il suo appoggio, il piedistallo, ecco, non mi veniva. Quindi, insomma, uno spacchettamento carino secondo me, ma che alla fin fine, oddio, spacchettiamo il personaggetto e basta. Abbiamo 5 bustine come potete vedere qui. Vabbè, inutile che ve le faccio vedere tutte, dai, inutile. Però volevo farvi vedere prima di tutto questo opuscoletto che è carino e che è compreso praticamente, credo, insieme ad ogni bustina. Però se comprate più bustine probabilmente vi danno un opuscoletto comunque. Infatti a me ne hanno dato uno. Non credo di aver pagato, compreso nel prezzo, anche l'opuscolo. Ma vabbè. Allora, andiamo giusto un attimo a sfogliarlo, vediamo cosa c'è qui. Abbiamo, credo, una sorta di biografia per ogni personaggio. Quindi abbiamo Goku, ad esempio. Un Saiyan cresciuto sulla terra, carattere gentile ma guerriero implacabile. Si allena tantissimo per fronteggiare nuovi nemici come Beerus. Il signore della distruzione, una minaccia. Va bene, va benissimo. Poi abbiamo Vegeta, l'orgoglioso principe dei Saiyans. Addirittura, questa S davanti è rara, eh. Appartiene a una vera razza guerriera, pur allenandosi a volte anche di più di Goku, sembra sempre un passo indietro come forza rispetto al suo grande rivale. Va bene. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo la biografia di Beerus, il signore della distruzione dell'universo 7. Quindi manteniamo praticamente i canoni della versione del doppiaggio italiano, dove non viene chiamato dio della distruzione ma signore della distruzione. Quindi è una delle entità più forti e spaventose. Va bene. Poi abbiamo Frieza. Addirittura. Ecco, noto come Lord Freezer. Questa è una distinzione che raramente è stata fatta, e che non è detto che sia giusta, ma vabbè. Frieza, noto anche come Lord Freezer, comanda un vasto impero multiplanetario attraverso tanti suoi scagnozzi a lui fede. Va bene. Poi abbiamo la biografia di Trunks, di Majin Buu, di Piccolo, di Goten, secondo figlio di Goku, è lo stesso. Va bene. E poi abbiamo una sorta di approfondimento riguardo ad esempio gli universi paralleli. Esistono davvero? Solo pochi anni fa questa teoria era classificata come una fantasia degli scrittori di fantascienza, ma secondo le ultime teorie esisterebbero davvero copie del nostro mondo. Invece di un singolo Big Bang ce ne sarebbero stati infiniti. Vabbè, sono degli approfondimenti abbastanza carini che comunque mi farebbe piacere leggere, quindi leggerò sicuramente questo opuscoletto, anche perché non ci vuole nulla. E tu sei un drago? In Oriente, vabbè, credo sia un approfondimento questa volta sui draghi. E quindi magari sul significato proprio del drago Sharon a questo punto. Il drago ha anche una grande importanza nell'oroscopo cinese. Va bene. E poi, al drago sono associate persone di potere, ricchezza, carisma e fortuna. È improbabile che passino inosservati ad una festa e ottengano al secondo posto in una competizione. Come fare per sapere se siete del drago? I nati sotto al segno del drago sono nati nel 2012, nel 2000, 1988 in realtà, e così via. A ritroso 12 anni alla volta. Sta cosa non la sapevo, vi dico la verità. I misteri di una sfera, vabbè, qui abbiamo dell'altra roba. Addirittura si parla di matematica. E quindi, signori, questo qui alla fin fine è l'opuscoletto presente insieme a queste piccole action figure. Quindi, a questo punto, passiamo allo scopo vero e proprio del video e passiamo quindi allo spacchettamento dei personaggi 3D di Dragon Ball Super. Allora, partiamo con il primo, in realtà partiamo con i primi due, tra virgolette, poiché voglio vedere prima la differenza. Oddio, non potete mai riuscire a vederla, però io la sento. Questo qui è grandissimo, credetemi, questo qui di destra. Questo qui invece è molto piccolo. Allora, io provo ad indovinarli adesso, ok? Poi vediamo se ci becco. Allora, questo qui, stando alla sua fisicità, potrebbe essere Lord Beerus. Vediamo se ci ho beccato. Tra l'altro, allora, possiamo trovare all'interno di ogni bustina. Vediamo, allora,
Broly, Goku Super Saiyan Blue, Freezer, Goku Super Saiyan di terzo livello, Gohan, Vegeta, Piccolo, Vegeta Super Saiyan, Majin Buu ed infine Beerus. Secondo me all'interno di questa bustina c'è Beerus. Oddio, sembrava già aperta addirittura, non ci voglio mai credere. Allora, vediamo, vediamo cosa troviamo al suo interno. Cosa sarebbe sto cartoncino? Va bene. Quindi il personaggio è Lord Beerus, lo sapevo. Signori, credetemi, non l'ho aperto minimamente, anche se mi sembrava che già fosse stata aperta la bustina un altro po'. E quindi troviamo come primo personaggetto il carissimo signore. Oddio, sono difficili da aprire sti qui, parecchio difficili davvero. Vediamo, eccolo qui. Troviamo il dio della distruzione o il signore della distruzione, Lord Beerus. Ve lo faccio vedere anche un pochino meglio. Beh, secondo me è abbastanza carino, diciamo che per costare 3,90€ non è che siano realizzati chissà come, anche perché sono abbastanza piccoli, però comunque alcuni sono carini. Lord Beerus è uno di questi, quindi ci sta, mi piace abbastanza. Passiamo alla prossima bustina, andiamo ad aprirla subitissimo, vediamo se effettivamente sono già aperte. No, no, dai, non sembrano aperte. No, si aprono con una facilità estrema, ecco. Ma perché ci hanno messo sti cartoncini dentro, me lo domando. Comunque già si è vista la, diciamo, la figure. Eccola qui. E infatti era quella lì che sentivo abbastanza pesante. Ed effettivamente Majin Buu è forse il più facile da riconoscere. Eccolo qui, abbiamo proprio lui. Quindi il carissimo grassone che non si apre. Perché ultimamente lo sto chiamando grassone? Allora, Majin Buu è carino, molto molto carino anche lui. In realtà devo ricredermi. Devo ricredermi perché sono carini. Sono carini, vero che costano comunque, vi ripeto, un occhio dalla testa. 3,90€ per ogni figure piccolina è tanto forse. Però, oddio, Non riesco ad aprire i piedistalli, incredibile. Vabbè, lo apro e ci vediamo fra pochissimo. Ok, sono riuscito a metterlo sul proprio piedistallo, un pochino storto. Tra l'altro non c'entra quasi, per dirvi, comunque si presentano così. Prima non vi ho fatto vedere Beerus, se non vado errato. Ve lo faccio vedere anche adesso sul proprio piedistallo. Eccolo qui. Sono molto molto carine, assolutamente. Quindi approvate, approvate in pieno. Comunque, aperto Beerus, aperto Majin Buu, passiamo alla prossima bustina. Ok, terza bustina. Dai che le prime due ci sono andate bene alla fin fine, quindi non abbiamo trovato doppioni. Speriamo di non trovarli anche qui. Allora, rimuoviamo prima di tutto il cartoncino, che non c'è qui. Anzi, c'è. Vediamo. Eccolo qui, il grandissimo cartoncino. Signori, vediamo chi ci esce. Non l'ho visto nemmeno io, credetemi. Dai, dai, esci. Dov'è la bustina? Non la trovo. Eccola qui. Broly. Troviamo Broly, che ha un colorito stranissimo, molto molto strano, non capisco per quale motivo. Ok, siamo riusciti ad aprirlo stavolta. Non capisco nemmeno il motivo sinceramente di includere Broly in una collezione dedicata a Dragon Ball Super. Cioè, va bene, oddio, però non vorrei fare spoiler. Vabbè, dai, vanno bene Kale, vanno bene Caulifla, che insomma Kale è il ritorno spirituale. Non ci credo. Sono impossibili da aprire sti piedistalli. Vabbè, dai, facciamo così, lasciamo perdere i piedistalli. Quindi la figure è questa qui, è questa qui di Broly. Carino. Non capisco questa colorazione che sembra quasi grigio. I capelli sono tutt'altro che verdi. Ed è la sua forma comunque Berserker, quindi è la sua forma leggendario, da leggendario Super Saiyan. Quindi dovrebbe avere i capelli verdi. Insomma, a parte qualche piccolo errorino per quanto riguarda la colorazione, comunque anche questa figure non è malissimissimo, Potevano farla molto molto meglio, secondo me, però è abbastanza carina, dai, ci può stare. Quindi passiamo alla quarta ed ultima, quarta e penultima bustina. Speriamo di non trovare ancora una volta un doppione qui, anche se, oddio, la sento parecchio. Oddio, vediamo. Golden Freezer, attenzione, Golden Freezer. Quindi non troviamo fortunatamente ancora un doppione. Oddio, lo stavo già per rompere. Ecco qui, mettiamo da parte ancora una volta il piedistallo e troviamo quindi il carissimo Golden Freezer, l'imperatore del male nella sua versione Golden. Anche questo molto molto carino, ci sta, dai, ci sta. È uno fra quelli lì forse realizzati meglio di tutti.
C'ha solo una piccola imperfezione, mi sa il mio. Tipo gli è cresciuto un altro dito del piede. Cerco di mettervelo a fuoco, eh. No, niente, non riesco a mettervelo a fuoco. Cioè, guardate, ha questa... Cos'è questo rialzetto che ha? È stranissimo. Vabbè, comunque questo qui è Golden Freezer. Anche lui è abbastanza carino, quindi ci sta. Infine, ultima bustina. Allora, vediamo chi ci manca. E abbiamo trovato Broly, Golden Freezer... Abbiamo, oddio, non... Beerus, Majin Buu. Oddio, ci mancano praticamente due Super Saiyan Blu, i due Super Saiyan, uno di terzo livello e l'altro Super Saiyan. E poi ci manca anche Gohan e Piccolo. Speriamo di non trovare Piccolo fra tutti, ve lo dico. Mi sa che abbiamo trovato proprio Piccolo qui, proviamo a sentirlo. Mi sa che è lui. No, è Gohan. È Gohan, vabbè, ce ne usciamo senza Super Saiyan Blu. Però almeno troviamo Gohan, che sapete che è il mio personaggio preferito. Quindi alla fin fine sono contento, vi dico la verità. Oddio, ci sono riuscito finalmente. Potrei anche pensare di fare un altro acquistino, di questi personaggetti. Però sinceramente, ce ne siamo usciti già senza doppioni. Oddio, non posso nemmeno scambiarli. Quindi mi sa che sì, potremo provare a fare un altro acquistino. Comunque questo qui è Gohan, come potete vedere. Molto carino, non c'è male, non c'è male, devo dire la verità. Realizzato anche lui, diciamo, più o meno bene. Dai, ci sta, è carino. Mi avrebbe fatto piacere anche un Super Saiyan Blue, vi dico la verità, o Goku Super Saiyan di terzo livello. Però comunque direi che tutto sommato siamo usciti bene, soprattutto anche senza doppioni. Ok, quindi dopo aver perso praticamente quasi 5 minuti della mia vita soltanto per cercare di aprire ogni singolo piedistallo, comunque siamo riusciti a piazzare anche i personaggetti appunto sui loro piedistalli. E quindi questo è il bottino della giornata. Quindi Golden Freezer, abbiamo Broly, abbiamo Majin Buu, abbiamo Lord Beerus ed infine anche il carissimo Gohan Super Saiyan. Quindi signori, a questo punto io direi che possiamo anche concludere qui questo spacchettamento di personaggi 3D di Dragon Ball Super. Ovviamente fatemi sapere voi con un bel commentino se li avete acquistati, anche voi per l'appunto, e che avete trovato, e se magari avete qualche doppione. Così, se mai dovessi acquistare qualche altra bustina di personaggi 3D e se mai dovessi trovare un doppione, possiamo tranquillamente scambiarcelo, chissà, in qualche fiera quando ci incontriamo. Quindi signori, a questo punto vi invito a lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto, che tra l'altro me lo stavate chiedendo da un bordello di tempo, quindi dovete spolliciare assolutamente. Quindi vi invito a lasciare un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, mi raccomando, è fondamentale per altri video di questo genere. Quindi condividete questo video e quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.